Girare un corto in 42 ore a Roma è la sfida a cui ha partecipato il regista barese Enrico Acciani, che ha riadattato a cortometraggio il film Il Grande Freddo. Sta arrivando papà. Già fatto. Sì. Oddio. Un nuovo lavoro, una nuova sfida. Sei appena rientrato da Roma, vincitore di un festival. Abbiamo vinto questo premio per aver girato un cortometraggio in 42 ore, che sembrano tante, sono pochissime per un cortometraggio che dura 6 minuti. Ascolta, Sara, questo ragazzo che papà ha adottato è come noi. In 42 ore, come avete fatto? Non abbiamo dormito innanzitutto, che è la regola base per guadagnare tempo, e poi abbiamo scritto subito, appena ci hanno dato il tema, che in questo caso era Il Grande Freddo, il titolo del film da riutilizzare per il nostro corto, e da lì abbiamo inventato qualcosa. Si parla di immigrazione, abbiamo cercato di fare un prodotto molto tenero, che fa sì che, insomma, il problema di fondo di questo ragazzo, fondamentalmente, che è stato adottato dal padre dei due attori, poi per una rivalità calcistica non viene più accolto come prima. Scusate, non vi volevo disturbare, però vi ho sentito di... Laziale, esci da sta camera! Ma romanista è merda! Laziale, sei un fascista! E anche un pelacottaro! Avete portato il cazzo a Roma! Fascista! Mi fate A me! schifo! È stata molto importante anche la collaborazione del direttore della fotografia, Anthony. È stato un progetto che è stato frutto di un team molto unito. E gli attori, dove li avete trovati? A 6 ore dalla convocazione, lampo di genio, mi ricordo che ho due amici che mi avevano detto: oh, la prossima volta fai qualcosa, sentiamoci, e sono stati disponibilissimi, bravissimi, soprattutto a imparare un copione totalmente dialogato. E quindi ho detto: ragazzi, più che l'interpretazione la curiamo al momento, subito memoria, perché se no, se la rifacciamo 500 volte non consegneremo mai. Abbiamo consegnato a 4 minuti al termine. Anche se In tutta con Roma! un'azienda dell'automobile può fare quello che gli pare. E adesso progetti? Adesso stiamo ancora lavorando al nostro film, che si chiamerà Mio Desopsie, titolo provvisorio però, e stiamo cercando di ultimare le ultime cose per iniziare una produzione che secondo me potrebbe essere molto importante. È un film per la prima abbastanza ambizioso, perché non sarà facile, però vedremo. Allora, ragazzi, ad maiora. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani.